Il 4 maggio è iniziata la fase 2, con riaperture delle attività commerciali a scaglioni, nell'intento di scongiurare nuovi focolai e aumenti dell'indice di contagio. Per l'11 maggio si prevede la riapertura dei negozi di vendita al dettaglio, calzaturi, abbigliamento, bar, parrucchieri e centri estetici. Ma le incertezze sono tante, soprattutto perché la Regione Sardegna ha delegato ai sindaci la decisione. Per fare chiarezza sulla situazione a Nuoro abbiamo intervistato il sindaco Andrea Soddu. Stiamo lavorando perché possano aprire, però non sarà possibile da lunedì, in quanto il dato che ci ha dato la Regione inerente il contagio, la capacità di propagazione del virus è un dato incompleto. Ha sostanzialmente detto ai comuni, alla maggior parte dei comuni, che non sono classificabili. Ecco, noi vorremmo, abbiamo necessità per al sicuro la popolazione, che la Regione ci metta per iscritto che il non classificabile equivale a una situazione di sicurezza. Non è dato sapere proprio questo punto, conoscere questo punto. Cosa capita? Che se noi dobbiamo autorizzare, ci prenderemo una responsabilità anche di esposizione a dei rischi della comunità, che è meglio naturalmente per qualche giorno non correre, perché non sono solo cose che riguardano noi, ma riguardano tutta la comunità. Bisognerà aspettare qualche giorno, perché noi stiamo lavorando per mettere queste attività in sicurezza anche per loro, perché naturalmente consentirgli di aprire senza un panorama di iniziative volte a tutelare la sicurezza dei clienti esporrebbe quei recinti a delle gravi conseguenze ipotetiche. Per cui meglio mettere tutto in sicurezza, aspettiamo qualche giorno in più. Come si dice nel linguaggio corrente, fatto 30, facciamo 31. L'intervista integrale andrà in onda nel telegiornale della sera.